Vorrei voltare pagina perché vorrei passare alla questione internazionale, che poi alla fine diventa quella dirimente nella scelta del manifesto. La questione dell'Unione Sovietica. Ecco, come Partito Comunista Italiano si è sempre un po' presentato come un partito con una via italiana al comunismo, però i rapporti con Mosca sono sempre stati molto problematici, a dir poco, e comunque tenuti sempre in una forma, diciamo, di non detto, è una cosa di cui era meglio non parlare. Però tra voi ne parlavate. Come ne parlavate? Era un tema molto forte, la tensione e la passione, ma io la chiamerei tensione proprio internazionalista, era palpabile. La cosa, per esempio, nella vicenda cubana, la vicenda che è molto precedente di queste navi sovietiche avviate verso Cuba. E poi la notte, io l'ho vissuta, l'abbiamo vissuta insieme proprio, cos'è stata quella notte in cui a un certo punto l'intervento Kennedy, Giovanni XXIII, Khrushchev appena astro nascente, riescono a trovare questo compromesso, e si sono dette tante cose su questo, quali siano state le vere ragioni, eccetera. Quindi, diciamo che noi venivamo da una educazione internazionalista molto accentuata. A Venezia, tra l'altro, avevamo molte occasioni. Lo so, io mi ricordo, adesso a Marcord non vorrei farlo, ma la Biennale, la Fenice, l'università, l'architettura, eccetera, ti portavano ad avere occasioni continue. Mi ricordo nottate a ubriacarci con Evtushenko e Nono, insomma, per dire, cioè, sono queste situazioni nelle quali Venezia è Venezia, insomma, questa grande puttana internazionale, piace a tutti, e chiunque, se tu fai un convegno a Venezia, basta che tu faccia una telefonata e quello viene pagandoti, insomma, no? Quindi le occasioni di incontro internazionale, l'internazionalismo, il dibattito, la partecipazione anche, perché poi con Luigi Nono, con Gigi Nono, questa cosa era anche proprio operativa, c'era questo fuochismo del mondo dell'America Latina, c'era le sue opere, insomma, che sono spesso dentro a questo rovello quindi vivevamo molto questa cosa. Facciamo spesso l'errore di non mettere in relazione, cioè il nostro no a una grande occasione industrialista veniva anche da questo. Non era solo il bracciante lucano che andava a stare peggio a Falchera, a Torino, era anche l'America Latina. Ed erano i contadini poveri dell'Asia, ed era la simpatia per Mao, perché questa cosa di Mao, questa cosa geniale della lunga marcia, poi tutto il resto si discute, si ragiona, ma beh, era una cosa completamente diversa da una rivoluzione armata che prendeva il palazzo, insomma. Ci piaceva, sconfessava Marx, ma prendevamo atto che c'era un'altra via, una via in cui si poteva pensare di costruire una società meno ingiusta, eccetera, eccetera, senza, diciamo, avere questo scontro frontale armato per prendere il palazzo, per conquistare i centri nevralgici del potere e così via. Ci era piaciuta anche già prima tutta l'operazione di Tito di tentare una strada diversa di sindacalismo, di socialdemocrazia balcanica, come allora scherzosamente dicevamo, quindi eravamo intrisi di un'ansia di vedere se il mondo poteva togliersi da queste secche della guerra fredda e portarsi dentro una ricerca che era
nominata magicamente e miticamente Terza Via, no? Questo cavolo di Terza Via che ci affascinava e ci intrigava. Tutto questo quindi si sposa con il no locale a una visione industrialista di Venezia, perché ci piace l'idea di poter trovare altre strade. Nono era un punto di vicinanza molto grande. Hai citato la casa di Luigi Nono alla Giudecca, credo, no? Che fosse sì, lì. Ancora ecco, oggi, sì. Certo. E qual era il rapporto appunto con Gigi Nono? Come mai lui non uscì poi successivamente con voi, insomma, come mai rimase dentro? Beh, Nono in tutta questa vicenda è una figura significativa. Lui è una figura parallela, diciamo, cioè mentre noi, si usa dire, ci scazzavamo con tutte queste faccende di Marghera e dei drammi e della crisi drammatica del mondo agricolo veneto e poi con Venezia, lui viaggiava per altre strade su altri terreni. Lui, insomma, era già negli anni 60, era già lui. Frequenta Darmstadt negli anni 50, noi lo incontriamo già come ai primi anni di architettura, quando arriva, dedica un pezzo a Scarpa, insomma una figura di tutt'altra taglia. Però è molto vicino a Rossanda, sente molto l'influenza intellettuale di Rossanda, lui è un uomo che ha sempre avuto bisogno di un punto di riferimento molto ravvicinato. Ce l'ha con Rossanda, per un breve periodo penso di averlo esercitato anch'io, poi scatta l'operazione Cacciari. Lui dalla fine degli anni 60 in poi, per ogni scelta importante che deve fare, deve avere un riferimento. Insomma. Quindi Nono, l'internazionalismo, la critica, l'amore per l'America Latina, la critica all'Unione Sovietica. Qui c'è questo secondo rovello di cui poi magari possiamo accennare.